Più di 4 milioni recuperati nel 2017, 7 milioni e 600 mila euro, circa il 40% in più di recuperi contributivi previdenziali e circa 2.500 rapporti fittizi di lavoro annullati nel 2018. L'attività ispettiva dell'INPS, posta in essere con il supporto delle Fiamme Gialle e della Tenenza di Patti, porta anche quest'anno buoni frutti. L'efficacia del nostro intervento è sempre più concreta, si dimostra sempre maggiore e al contempo è anche l'occasione per restituire al territorio i risultati delle più recenti attività svolte, quindi parliamo in questo caso di 2019, si sono chiusi di recente due importanti accertamenti nei quali grazie alla collaborazione con la Guardia di Finanza che nel tempo si va sempre più strutturando abbiamo conseguito un risultato molto importante. Per la prima volta siamo riusciti non solo ad individuare un fenomeno di evasione ma addirittura a bloccarlo ancora prima che venisse presentata la domanda. Un traguardo importante è quello raggiunto nel 2018 che viene confermato anche in questi primi 4 mesi del 2019 con un ulteriore incremento del 20% dei recuperi al 30 aprile e una novità importante ce la spiega il colonnello Giacomo Cucuraghi, comandante della tenenza della Guardia di Finanza di Patti. Rispetto al 2017, le attività conseguite nel 2017 c'è un trend, si registra un trend sicuramente in miglioramento anche per quest'anno rispetto alle attività del 2018, in particolare.